Buongiorno ragazzi, allora mi rendo conto che questo possa sembrare un tugurio ed effettivamente è un po' angusta la situazione, ma io sono tutto il giorno qua che lavoro, sono le 7:30, vabbè ora sono appena tornato, a dire la verità, da un impegno che avevo un'oretta fa, però ragazzi tante le cose da fare, adesso io mi devo mettere a editare, o meglio più che editare... devo continuare l'editing che avevo iniziato prima. Top line expectations with revenue up 6%. Appunto del canale YouTube americano, perché come sapete quella oramai è diventata la mia omelia il lunedì. E mi tocca fare quello, quindi mi tocca fare quello. Tra un po' devo pensare anche alla cena. E per le 9:30 devo uscire, quindi tra un paio d'ore. Questo spero di finirlo prima, ho già fatto un'oretta di lavoro e abbiamo solo 1:15 fatti, editati, e devo arrivare a... Quanto devo arrivare? 5 minuti spaccati. Vabbè ragazzi, quindi adesso mi metto a lavorare e ci vediamo dopo. Oh raga, ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta, mamma mia. Vabbè, sono riuscito a fare il video, sono riuscito a finire tutto il video. Poi da lì sono... domani mattina, prima di iniziare a lavorare, mi sa che farò anche qualche copertina per YouTube, perché quelle sono insomma necessarie per sempre per il canale YouTube americano. Dopo di questo cosa succede? Vabbè, inizio il lavoro normale, tutto a posto, tutte cose. Poi oggi sono uscito... Che cosa ho fatto oggi? Sono prima uscito, poi tornato, iniziato a lavorare, mi sono mangiato una piadina, una di numero, una cosa che cioè non mi capita mai mangiare tra virgolette così poco, però l'ho fatta bella bella intensa. Volevo, non so, voglio iniziare a mangiare di meno, ragazzi. Con nuovi propositi dopo il compleanno dico voglio imparare a ingozzarmi di meno, che poi non so se mi ingozzo, però mangio tipo al ristorante lì decisamente, se continuo così inizio a mettere su dei chili, quindi penso che farò solo verdure e primo, oppure verdure e secondo, e quindi rinuncio al primo o al secondo. Vorrei fare questo, poi dovrei anche fare più attività fisica e di conseguenza domani probabilmente, cioè sono stato invitato per giocare a paddle e non lo so perché la sera io in teoria avevo un appuntamento, ma vediamo se riusciamo a combinare tutto. Penso che farò il paddle e poi sposterò l'appuntamento la sera sicuramente. Poi cosa succede? E domani è martedì, mamma mia, vado a prendermi il ventilatore perché si muore di caldo. Cioè ragazzi, guardate che storia, questo doveva essere solo il ventilatore che utilizzavo, che avrei utilizzato per la pizza, per fare insomma più aria, dare più aria al forno della pizza a legna, e invece lo sto usando tutti i giorni, è un salvavita. Cioè quest'estate mi sta letteralmente salvando la vita, senza di questo non vivrei, soprattutto di notte, cioè mi fa arieggia, funziona. E poi avrei anche il condizionatore, però non lo so, per adesso mi sto trovando bene con questo. Fatto sta che appunto domani vado a giocare a paddle, dopo posticipo l'appuntamento la sera, e questo è martedì. Mercoledì e dopo il lavoro andrò in ufficio mercoledì, quindi probabilmente mi farò una pizza. Giusto per dire che sto mangiando meglio, mamma mia che vergogna. Comunque, mercoledì andrò al lavoro, non faccio smart. Poi la sera, finito il lavoro, esco con una mia amica, quindi andiamo fuori a cena. E giovedì abbiamo rimandato, perché se vi ricordate, ieri dovevo uscire con la mia amica per fare quella famosa cena, perché lei vive a... O meglio, oggi dovevo uscire a cena, se vi ricordate il video di ieri, perché la mia amica Aurora vive ad Amsterdam e noi ci vedevamo quando vivevamo lì, ma io sono tornato in Italia e lei è rimasta, quindi ora che è venuta qua a trovare, cioè ora che è venuta in Italia, domani giovedì viene a Verona, ci troviamo, andiamo fuori a mangiare qualcosina. C'è un ristorante, Le Due Torri a Verona, molto molto buono, secondo me potremmo andare lì. Che poi è molto buono, lo giudico in base ai Summer Days di del buon vecchio The Fork, perché cioè è così che si va nel 2024 a mangiare fuori, no? Cioè siete pazzi a mangiare sempre a prezzo pieno, e soprattutto quando inizia ad andare tante volte al ristorante è un costo che si somma, se si accumula. Fatto sta che giovedì vado a fare questo.
Oggi appunto sono uscito, tornando al discorso di prima, sono riuscito a uscire un pochino di casa dopo i mille lavori, i mille video, non ce la facevo più. Sono andato da un mio cliente, gli ho consegnato il video, quello che abbiamo filmato sabato scorso, non questo che è appena successo, quello prima per un'agenzia immobiliare, appunto una casa, e quindi bisognava fare quello. Io l'ho consegnato oggi e poi ho consegnato anche le foto che sono andato a fare l'altro giorno al tennis club, che vi ho girato qualcosina, e basta, basta. E niente, ragazzi, quindi questo è un video molto leggero, molto tranquillo, molto veloce, giusto per aggiornarvi un pochino come vanno le cose. Io adesso è mezzanotte e mezza e dovrei andare a letto. Io vi invito a mettere mi piace, a commentare se il video vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto, vi invito a condividerlo con gente che vi sta sul cazzo, così almeno loro lo troveranno e gli farà piacere. Sarà tutto bello, tutto felice. L'algoritmo, il mio algoritmo capisce che esiste anche il mio canale, magari lo fa vedere anche ad altra gente. Quindi vi ringrazio per il supporto, ragazzi, per i commenti che sto ogni tanto ricevendo sotto nei video, li vedo tutti, quindi, e li commento tutti, vi rispondo, ragazzi. Se mi commentate, io vi commento. E adesso posso farlo perché non c'è nessuno che mi, che mi commenta. Siete in pochissimi, miseria. Vabbè, ragazzi, buonanotte, ci aggiorniamo domani. Ciao.